Buonasera dal Salone Internazionale del Libro edizione 2019. Siamo qui con il giornalista Filippo Anastasi che presenta il suo libro I misteri di Lourdes. Buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Parliamo di un libro particolare che racconta storie, un libro che entra dentro le storie, che parte da un luogo che è sempre stato casa di miracoli, ma in questo libro il titolo parla di misteri. Come mai questa scelta? Qual è il mistero? No, quali sono i misteri? I misteri sono tanti, non soltanto quello principale, quello delle apparizioni, che è il mistero tout court, quello del 1858 quando la signora vestita di celeste e di bianco apparve a Bernadette e parlò con lei per diversi mesi. Ma il mistero è la stessa Bernadette, perché la signora Aquerot, la signora vestita di bianco è apparsa alla più umile delle umili, alla più povera delle povere, a una semi-analfabeta. E poi il mistero è dell'acqua, l'acqua che è taumaturgica in quasi il 70% degli eventi prodigiosi, non chiamiamoli miracoli. E poi il mistero è del perché questo Big Bang della fede a Lourdes. Lourdes nel 1858, grosso villaggio della periferia alle falde dei Pirenei, dove un funzionario statale aveva paura di essere deportato addirittura. E poi il mistero è quello dei milioni e milioni di conversioni del cuore. Si parte da casa con un percorso di vita egoistico, duro, incattivito dall'egoismo appunto, si va a Lourdes e si torna convertiti, se non nella fede, almeno nel cuore, e si pensa di fare del bene a chi ci sta vicino, anche in famiglia e a casa. Quindi possiamo dire che i veri miracoli sono le conversioni del cuore. Sono quelli più numerosi, sono quelli che si contano a milioni. Nel 160 anni di storia di Lourdes ci sono stati soltanto 70 miracoli certificati. Però mezzo miliardo di persone è andata a Lourdes, mezzo miliardo di persone, è un esodo biblico questo, e di questo mezzo miliardo qualche milione è tornato convertito nel cuore. Ecco, a Lourdes è un santuario in cui si recano ogni anno anche migliaia di persone ammalate, molte anche accompagnate da associazioni come l'Unitalsi, da gruppi che li accompagnano anche in un percorso di crescita, un percorso spirituale. Qual è l'esperienza che tu hai raccolto delle persone che si sono recate a Lourdes? Allora, io intanto ho avuto la fortuna, il privilegio di poter raccogliere la testimonianza di quattro italiani miracolati, cioè gli ultimi italiani miracolati, di cui purtroppo una è morta recentemente. Ho avuto la fortuna di andare a casa loro, di vivere con loro alcuni momenti di quotidianità, di mangiare con loro, di pregare con loro, di giocare con loro, di viaggiare con loro. E quindi ho avuto questa fortuna. Per loro io sono stato un battito di ciglia nella loro esistenza. Per me hanno significato un'impronta forte nella corteccia della mia memoria di giornalista. Dentro il libro, passando i vari capitoli, si incontrano non solo le storie dei miracolati, ma si dà voce anche ai dottori, alla controparte, chiamiamola così. Sì, è un altro mistero quello. È l'unico santuario al mondo, quello di Lourdes, dove esiste un bureau de constatation médicale, perché nessuno poteva credere in una Francia positivista come quella della seconda metà dell'Ottocento che esistessero i miracoli e i prodigi divini. E quindi ci fu la necessità
di evitare che persone come Bernadette, che poi diventerà santa, o persone come i Miracolati fossero definiti dei cialtroni, e quindi ci fu un controllo rigidissimo, quasi non subito, ma subito furono dei controlli fatti dal farmacista, dal medico, dallo speziale, dal chimico, ma dopo 15 anni nacque il Bureau de Constatation Médicale, che è collegato a 10.000 specialisti in tutto il mondo e quindi fa sede a Lourdes e a Parigi, e significa un interscambio continuo di informazioni con i medici. I medici che fanno durare un processo cosiddetta o di guarigione inspiegabile fino a 23 anni, come è successo per l'ultima miracolata italiana Daniela Castelli. 23 anni di istruttoria. Quindi storie che continuano nel tempo anche dopo il fatto, ecco, diciamo così. Assolutamente, perché questi miracolati, guardate bene, la parola miracolo è una forzatura. Allora, per la scienza si tratta di guarigione inspiegata, per il vescovo e quindi per la Chiesa, che dopo l'iter medico deve prendere una decisione, si tratta di persona toccata da segno di grazia. Il miracolo o miracolato è una definizione popolare che noi usiamo per facilità, ma che non usano né i vescovi né i medici. Ecco Filippo, un'ultima battuta. Questo libro, qual è il messaggio profondo che lascia? Secondo te qual è quello che tu vuoi lasciare ai lettori? Il grande punto interrogativo. Io non voglio convincere nessuno, voglio dire soltanto che dietro questo mistero non c'è necessariamente un avvicinamento alla fede, repentino, ma sicuramente un'apertura del cervello e dell'anima a un punto interrogativo che rimane appeso. Ma che cosa sarà successo veramente? E se è successo, come è stato possibile che succedesse? Raccogliamo questi punti interrogativi e auguriamo a voi buona lettura e ringraziamo Filippo Anastasi.